Carmela Carrizzo è una donna volitiva, forte, coraggiosa, che attraversa la Sicilia del primi Novecento, arriva in America con i suoi 5 figli e le succedono mille più avventure. Ovviamente la sua vita è attraversata anche da tutti gli eventi che attraversano la vita dei figli. Come vi permettete? Fra noi non ci fu mai niente. Vincenzo Sparo è l'anima oscura del film. È, chiamiamolo volgarmente, il cattivo di tutta la serie. Diciamo, da delle scelte infelici di Spanò scaturirà poi tutto il percorso di fuga della protagonista con la sua famiglia. Rosa Canuto è una ragazza siciliana che si prostituisce perché in realtà per necessità, perché ha un bambino malato, causa di quel periodo storico, insomma, di carestie, di povertà, e si prostituisce ma accetta un matrimonio per procura, quindi a scatola chiusa, oltreoceano, perché lei insegue il sogno e spera ancora nell'amore. Amedeo Ferri è un uomo che appartiene a un flusso migratorio anomalo rispetto a quello della protagonista, cioè lui viene dal nord, ma c'è stato un flusso cospicuo anche a quei tempi. In Italia si faceva fatica a mangiare, la gente partiva per cercare lavoro, e questo dovrebbe ricordarci qualcosa di quello che sta succedendo oggi. E lui ha una storia tragica alle spalle, perde un fratello, poi perde anche la moglie, insomma, rimane da solo, però andando negli Stati Uniti lui trova una collocazione professionale, ha fortuna, ha intelligenza e scaltrezza e si crea una posizione solida, economicamente solida, che poi gli permetterà di dare una mano, di aiutare questa donna di cui si innamora con grande delicatezza e sincerità. È molto attuale perché racconta appunto la storia di persone che fanno la fame e lasciano il loro paese, la loro terra, per cercare fortuna, per cercare lavoro. E quindi uno sguardo verso il passato e ci permette di capire chi eravamo. 100 anni in termini storici sono un battito di ciglia. Cerco di farlo capire ai miei figli, ma gli adolescenti hanno una concezione del tempo che è un po' diversa, vivono molto nel presente, però è così. Diciamo che gli immigrati di adesso stanno rivivendo quello che gli italiani vivevano a Ellis Island negli anni 20, e onestamente, da attrice, non prendo una posizione, ma posso semplicemente dire che ho sentito la sofferenza e l'umiliazione che subivano anche gli italiani quando arrivavano là, perché insomma c'erano dei durissimi controlli, venivano marchiati con degli X, con dei punti interrogativi, white, black, insomma c'era di tutto e di più. E da attrice posso dire che c'era grandissima sofferenza, umiliazione, dolore, l'abbiamo sentito tutti e penso che lo sentirete anche voi. Estremamente attuale, ambientato negli anni 20, ma a distanza di 100 anni, di quasi di 98 anni, poche cose sono cambiate. Si parla di tematiche importanti, si parla di immigrazione, quando noi eravamo gli immigrati e oggi puntiamo il dito verso questo tema, oppure ce ne laviamo le mani, ancora peggio. Poi si parla di violenza sulle donne, e quindi la società, che nel 1920 era un po' all'ordine del giorno, questo machismo dell'uomo nei confronti della donna, e a distanza di tantissimi anni poco è cambiato, quindi c'è stata un'evoluzione su tutti i campi, però l'essere umano insomma rimane un po' quello che era. Noi raccontiamo una storia di una famiglia immigrata nei primi anni 20, nel bene e nel male, perché non eravamo tutti italiani brava gente, però sicuramente sì, forse ha un tema, ha un piccolo richiamo con l'attualità di oggi, sì, forse sì. E oggi noi vediamo tanti ragazzi che scappano a situazioni tragiche davvero, guerre, fame, miseria, e vengono da noi cercando fortuna, e qualcuno di noi li tratta con sufficienza come se non fossimo stati quello che siamo stati. Questo film racconta da dove veniamo e quindi ci dà delle indicazioni su dove potremmo andare, forse dove dovremmo andare. Ma pretendo rispetto per Rocco, tuo marito, e per noi altri. Dovrebbero sintonizzarsi su Rai 1 e vedere La vita promessa, perché
per farvi riflettere, pensare, ma anche sognare, perché gli anni 20 comunque, nonostante tutto quello che ci siamo detti fino adesso, erano degli anni fantastici, dove c'era comunque, un po' si risente un po' il fascino del cinema hollywoodiano, anche dalla fotografia vedrete, e c'è tanta bellezza nella moda, nella voglia di libertà, nella voglia di sognare, quindi nonostante tutti questi dolori e sacrifici c'è veramente tanto splendore di quegli anni. Sicuramente sapere che Ricky era il regista è stata un elemento fondamentale. Poi mi sono accorto, leggendo la sceneggiatura, di che cosa andavo a fare. È una poesia, è veramente un film, come dicevi giustamente te, è raccontato in quattro puntate e è poesia, perché ti ripeto, si parla di tantissime tematiche, è una saga familiare, si analizza un po' anche il rapporto della donna matriarcale all'epoca, che si rapporta con una società diversa come quella newyorkese, quindi ha a che fare con donne più evolute. È bello perché comunque è adatto a tutte le età, insegna. Ciao spettacolo che spettacolo! Ciao spettacolo che spettacolo! Ciao spettacolo che spettacolo, vi aspetto su Rai 1 domenica 16 settembre. Ciao spettacolo che spettacolo, vi aspetto domenica 16 settembre alle 21:15 su Rai 1. O su Rai 1 con La vita promessa. Con La vita promessa. Vi aspettiamo tutti su Rai 1 con La vita promessa il 16 settembre. Buona visione. Ciao.